Perché oggi si fa tutto con i computer e con i tablet e con i telefonini, però come dire, l'interlocuzione fisica a mio parere rimane ancora un dato importante e imprescindibile. Abbiamo immaginato, anche con l'aiuto di due o tre persone che verranno a lavorare proprio nei prossimi mesi in provincia e che hanno l'adeguata competenza ed esperienza per fare questo, di costruire un calendario di incontri dedicato a incontri con amministratori e tecnici comuni. Questi incontri devono servire, dicevo prima, a due cose: aggiornare il quadro conoscitivo su cui la provincia costruirà il proprio piano e soprattutto cominciare ad aprire una modalità di interlocuzione con i comuni per quello che riguarda la messa a punto di una serie di proposte e di idee progettuali, come dire, su cui iniziare una prima valutazione. E allora, da un lato, che cosa chiederemo ai comuni? Ripeto, nei prossimi giorni questa richiesta sarà poi formalizzata. Cartografia comunale, documentazione sui piani generali che si stanno predisponendo, sui vecchi piani, il bilancio urbanistico per i comuni che stanno facendo i nuovi strumenti, perché è un atto fondamentale. Il bilancio urbanistico non lo deve fare la provincia. Qual è la capacità di residua di un piano regolatore? Lo deve dichiarare e sottoscrivere l'amministratore e il tecnico di quel comune. Il quadro della progettualità locale. In provincia stiamo facendo un lavoro enorme di acquisizione di documenti e di localizzazione degli interventi riferiti alla programmazione comunitaria e gli strumenti della programmazione integrale, ma ci sono interventi che sfuggono, che non sono censibili da questo lavoro che faremo. Quindi la restituzione di quello che è un quadro della progettualità in essere che si sta realizzando nel comune è un dato importante. Come pure è importante avere alcune informazioni di tipo qualitativo oltre che quantitativo su alcuni servizi ed attrezzature presenti nel comune, perché se la logica è quella di immaginare queste aggregazioni sovracomunali che mettono in comunione una serie di servizi e cogestiscono una serie di servizi, è necessario anche individuare in quale comune e perché andare a localizzare gli impianti sportivi a servizio di un comune più alto. Quindi una ricognizione non solo in termini di quantità ma anche di qualità delle strutture. Non è possibile che noi immaginiamo che la scuola media debba essere in uno dei quattro comuni e poi la scuola media sta in un edificio che non ha adeguato sistemicamente. Allora, ormai siamo arrivati a dover fare queste scelte, perché sappiamo che non tutto può essere fatto, le scelte dovranno essere selettive, e quindi si tratta di utilizzare al meglio innanzitutto le risorse che abbiamo ed eventualmente poi programmare la realizzazione di nuovi studi. Indicazioni per possibili aggregazioni sovracomunali, cioè è necessario che gli amministratori comincino a sviluppare delle valutazioni. Io faccio sempre l'esempio: se i ruotesi e gli avellanesi si odiano, hai voglia di dire che sono a 3 km di distanza, no? Non collaboreranno mai insieme. Allora è necessario che queste valutazioni comincino a nascere dalle comunità. E così via. Poi ci sono anche altre questioni che in qualche modo anche in forma di sintetico questionario, perché sappiamo che ognuno di noi è impegnato, non dobbiamo fare richieste ineludibili, quindi chiedere poche cose ma molto finalizzate. Infine chiediamo un primo contributo alle amministrazioni comunali per la definizione di strategie di intervento e di filiere progettuali. Allora, questo è un contributo importante, nel senso che immaginate questo come una sorta di scheda dove sono stati indicati alcuni punti che servono a lanciare delle idee progettuali, non perché bisogna avere 10 progetti da proporre alla provincia, ma per ragionare in un modo diverso anche sulla proposta di questi. Quindi questa scheda, oltre che il soggetto che propone la denominazione, l'obiettivo da perseguire, l'obiettivo generale da perseguire, quali sono gli interventi specifici e qual è il grado di integrazione degli interventi fra di loro. Faccio l'esempio:
andiamo a realizzare un nuovo museo della civiltà contadina, ma chi lo gestisce? Nel comune ci sono professionalità in grado di garantire in prospettiva la gestione di quella struttura o sono tutti medici, i laureati di quel comune? Oppure ci sono i soldi? Ma sindaco, un problema dei soldi, voglio dire che oggi siamo ancora in una fase che non è il problema più importante. Il vero problema oggi è che sprechiamo i soldi ancora. Il vero problema è quello. Allora, qual è il settore prevalente di intervento? Quali se ci sono settori collegati allo specifico intervento? Se c'è, ovviamente parliamo di prime valutazioni, già in essere una disponibilità di risorse pubbliche, ma soprattutto di risorse private. Qual è l'eventuale partnership privata e pubblica che può essere immaginata? Se ci sono risorse umane locali da impegnare, quali sono eventuali necessità di formazione? La provincia, in uno dei pochi settori di sua competenza, ha peraltro anche quello della formazione. Se ci sono dotazioni infrastrutturali di interventi materiali necessari da realizzare, qual è la coerenza con gli obiettivi della nuova programmazione comunitaria? Cioè, una delle cose da fare sarà quella di incominciare a proporre idee progettuali che stiano all'interno di quella che è la griglia generale degli obiettivi della nuova programmazione comunitaria, che ormai sono disponibili anche in termini di informazione. Quali sono possibili effetti positivi, quali sono le precondizioni per la realizzazione degli interventi e possibili condizionamenti esterni positivi e negativi. Allora, credo che se ogni comune comincia a ragionare per proporre delle idee costruite in questo modo, e perché? Perché se vuole dare la possibilità alla provincia di valutarle, di integrarle tra di loro, forse riusciamo a costruire questo primo pacchetto di questioni a porre proprio in questa parte più strategica del piano strutturale provinciale, che si articola soprattutto per ambiti territoriali, per i quattro ambiti. Io credo che, e chiudo veramente, che il contributo del Consiglio provinciale, che dovrà approvare questo piano, e dei singoli consiglieri, il confronto con i dipartimenti della regione più interessati e con l'autorità di bacino che abbiamo voluto formalmente, l'amministrazione provinciale ha voluto coinvolgere in questa chiusura del piano, e la interlocuzione non formale con le comunità e gli enti locali sono veramente una condizione importante per poter chiudere questo fiume. Un ruolo rilevante ce l'ha anche l'ufficio di piani, stamattina venendo il presidente, ho detto ragazzi, sono questi quattro giorni, è finita la ricreazione, per cui ci saranno 3-4 mesi di fuoco, perché così sarà. E infine io credo che bisognerà porre molta attenzione ad alcune iniziative che ovviamente la provincia dovrà andare ad organizzare in questa fase in cui si articolerà la chiusura. Grazie, scusate la lunghezza del mio. Grazie. Io farei fare una comunicazione, non so se il cinema la diciamo. Per dare anche l'idea del sistema informativo territoriale e dei documenti ovviamente che abbiamo, perché uno dei punti fondamentali per i sindaci e per gli uffici tecnici in generale, dove si poggia in realtà questo tipo di attività che dobbiamo costruire insieme in assenza o comunque nel ritardo generato negli anni rispetto alla disponibilità della carta tecnica, che è stato uno degli elementi che ha ritardato il processo di attuazione della 23. Quindi io darei la parola all'ingegner Valanzano, che coordina il responsabile dell'ufficio del sistema informativo territoriale, anche perché può esservi utile sia nella fase di interlocuzione che sarete chiamati a fare ciascuna amministrazione con la provincia, sia nella fase, diciamo, anche di richiesta di ovviamente materiale utile all'attività che svolge. Prego, ingegner Valanzano. Buongiorno, iniziamo con descrivere. Inizialmente il materiale di cui dispone la provincia, di cui si è dotata la provincia in questi anni, è propedeutico in parte anche alla redazione del piano. Saltiamo delle slide perché pare il tempo si è ridotto. Alcune definizioni di sistema economico territoriale, CIS e così via. Diciamo subito quali sono i dati di cui noi disponiamo, in qualche modo, il Presidente ha più volte citato questo discorso della carta tecnica regionale, purtroppo.
questa mancanza storica, diciamo, della regione, che in qualche modo rende più difficile, diciamo, una pianificazione su scala vasta, diciamo, non essendo, diciamo, un'unica cartografia di tutto il territorio regionale in particolare. Quindi in qualche modo noi abbiamo, cioè, fatto, diciamo, abbiamo recuperato in qualche modo da varie fonti le varie cartografie disponibili, che hanno visto coinvolti, diciamo, diversi soggetti, in primis l'autorità di bacino, che è delegata sulla base della legge regionale a gestire il centro cartografico regionale, quindi a fare da raccoglitore tutte le cartografie presenti sul territorio. Ovviamente c'è anche la cartografia IGM e così via. Quelle che vedete qui sono, diciamo, sono in pratica le macro aree nelle quali abbiamo recuperato dei dati che sono funzionali al piano. Cartografia della tecnica regionale, giusto una piccola slide per farvi capire come siamo messi. Siamo messi che non c'è nessuna cartografia che copre tutto il territorio, ci sono varie cartografie che coprono porzioni di territorio. Cartografie fatte in vari anni con diverse tecniche, quindi, diciamo, alcune sono solo iconato raster, altre sono iconato vettoriale. Come vedete, c'è anche la vostra la cartografia del vostro territorio, che è una delle due cartografie, diciamo, vettoriali disponibili per il nostro territorio provinciale, la Colibrese e Alto Bradano. Mentre invece queste sono cartografie a Gensud, diciamo, dopo il terremoto, in iconato raster. Che cioè c'è l'ortofotocarta fatta dalla regione Basilicata, un primo tentativo fatto negli anni 80, diciamo, io di queste ortofotocarte. Poi c'è la cartografia del Pollino a 10.000. Come vedete, però, le percentuali, sull'ultima colonna vi danno le percentuali, sono piccola parte del territorio provinciale. 13% in massimo, il 70% dell'ortofotocarta, però, diciamo, è il prodotto più vecchio di cui disponiamo, l'86-87. Per quanto riguarda l'ortofoto, voi sapete, molti di voi, diciamo, sanno che ci sono vari organismi nazionali che producono delle ortofoto con una certa regolarità. Uno di questi è la GEA, che si chiamava AIMA, quindi noi abbiamo acquisito, diciamo, come, diciamo, territorio provinciale l'ortofoto dell'AIMA 1977 più l'ortofoto AGEA 2008-2011, sono state rese disponibili dalla regione. Lo dico ai sindaci che potrebbero, diciamo, fare una nuova richiesta, diciamo, alla regione Basilicata per avere questa cartografia, diciamo, questa ortofoto del proprio territorio. La Basilicata è interessata, come tutte le regioni d'Italia, da un programma triennale, quindi la GEM nel 2014 produrrà un altro aggiornamento di questa cartografia. Si spera che nel 2014 avere anche le ortofoto che devono essere prodotte nell'ambito del progetto sulla carta tecnica regionale. Quindi, diciamo, per voi, diciamo, potrebbe essere già oggi poter accedere a questa informazione attraverso una richiesta alla regione Basilicata. Quindi noi abbiamo acquisito la regione che è. Un'altra cosa importante, diciamo, di cui noi facciamo riferimento è questo discorso di limiti amministrativi. Anche su questo, diciamo, ci aspettiamo che nell'ambito del progetto della carta tecnica regionale ci sia una definizione, perché i limiti amministrativi ci sono molte, diciamo, nel caso nostro Basilicata non ci sono molte contestazioni, però di fatto esistono, è importante mettersi d'accordo, diciamo, su quali sono i limiti a cui noi facciamo riferimento. In particolare, non essendoci questa famosa carta tecnica, abbiamo fatto riferimento a quelli che sono i limiti prodotti dalla Istat nei vari anni. L'Istat nel 2011 ha messo resi disponibili, diciamo, dei limiti amministrativi in una versione più dettagliata che nel passato, quindi anche voi potete accedere, diciamo, a questa informazione scaricando questi limiti amministrativi, in modo da avere un unico riferimento quando c'è le successive interlocuzioni tra di noi. Per quanto riguarda la cartografia catastale, penso che è un'altra funzione che possa essere utile a voi, diciamo, la regione Basilicata ha stipulato con la Agenzia del Territorio una convenzione che prevede lo scambio periodico mensile della cartografia vettoriale catastale, quindi i comuni possono accedere direttamente attraverso l'Agenzia del Territorio, possono attraverso, diciamo, la regione Basilicata accedere a queste cartografie catastali. Noi come provincia abbiamo fatto richieste, quindi abbiamo avuto accesso a questa cartografia catastale che può essere utile a fine alcune analisi previste nel nostro piano. In ogni caso, diciamo, che ci sono i riferimenti attraverso i quali, e sono da quando i vostri comuni accedono direttamente con convenzioni proprie o attraverso altri organismi, diciamo, di livello intermedio, però, diciamo, c'è questa possibilità, esatto, quindi lo diceva il sindaco, che è importante dire, quasi che, diciamo, sia una situazione diversa dal resto del territorio provinciale, dove semmai i comuni non hanno nemmeno idea che c'è questa convenzione, quindi è possibile accedere. E quando avete giusto un'informazione tecnica, volevo dare, nell'ambito del progetto carta tecnica regionale, ho dato meglio a dire, data questo programma alla scala del 5.000 regione Basilicata, è vista anche un'attività di ricognizione, di rilievo, di precisione di un certo numero di punti catastali e consentire nel futuro di avere le penetrazioni catastali già riferite ai sistemi cartografici utilizzati normalmente. Voi sapete che il catastro è un sistema di rilievo particolare, poi quando andiamo a sovrapporre il catastale con altre informazioni ci sono una serie di problemi, diciamo, e questa sovrapposizione è fatta in vari modi. Nell'ambito di questo progetto carta tecnica regionale verranno applicati un certo numero di punti di consegnare alla GD del territorio di trasformare, diciamo, queste categorie catastali con i maggiori margini, diciamo, di affidabilità, che quindi avremo un miglioramento anche di queste perimetrazioni. Giusto per dire l'informazione di quello che noi abbiamo fatto in questo tempo, diciamo, una delle competenze principali della regione è quella delle strade, ovviamente giusto a titolo comune, diciamo, di un'attività che interessa anche voi come, diciamo, come comuni. Diciamo, la provincia di Stato ha prodotto nell'ambito, diciamo, di questo lavoro di cognizione una delibera del 19 dicembre 2012 che è censimento della viabilità provinciale, quindi abbiamo messo un punto fermo su quelli che sono, diciamo, i tratti di strada di convenza provinciale.
Mi comunico inoltre che la provincia ha in corso di realizzazione di un progetto che riguarda il palazzo delle strade, ai sensi del DM del Ministero del 2001, che prevede l'accensimento analitico, il rilievo analitico di tutti i tratti provinciali, quindi in qualche modo è importante l'interazione con il comune per definire i tratti che qualificati come centri abitati, nei quali vanno fatti certi rilievi, tratti che sono di competenza strettamente della provincia, oppure dei comuni, casi comuni sopra i 10.000 abitanti. Quindi c'è una serie di tratti che ci vedranno coinvolti in qualche modo che sono funzionali, diciamo, il quadro conoscitivo, però l'interazione con i comuni è importante, stabilire un flusso di comunicazione che consenta di eliminare qualsiasi ambiguità sul fatto che un tratto di strada è provinciale o non è provinciale. Quindi questo è ovviamente il primo quadro, quelli sono i dati di cui noi disponiamo, che sono funzionali sia alla direzione del piano, sia le altre attività istituzionali che la regione deve svolgere. Quando riguarda il piano in particolare, con maggiore dettaglio questo rispetto della comunicazione, dell'interazione tra province e altri enti, la provincia ha deciso di, dopo un'indagine di mercato, un'analisi comparata di varie soluzioni disponibili, ha deciso tutto mondo anche dei tempi stretti nei quali si deve svolgere questa attività del piano. Come diceva prima il presidente Offi, il piano nella sua versione bozza deve essere redatto nei prossimi 2-3 mesi. Quindi si è deciso di optare per una soluzione già esistente, una soluzione software, che prevede l'attivazione di un servizio, quindi un investimento in termini di servizio, non che la provincia si caricherà per i prossimi 2 anni, per acquisire la disponibilità e l'utilizzazione di una piattaforma web che è mirata alla comunicazione tra istituzione ed altri soggetti, dove altri soggetti possono essere sia cittadini che a loro volta anche altre istituzioni. Questo servizio si chiama Precision Online, è stato sviluppato da una società di Bari, che si chiama Planetech Italia, e che ha questo elemento fondante, l'accento sulla comunicazione, sull'interazione, quindi rendere più trasparente il processo di piano, quindi informare i cittadini, le associazioni e altre istituzioni sull'avanzamento dei lavori, aspettare, quindi rendere disponibili gli strumenti di comunicazione, sia strutturale che non strutturale, adesso andiamo nel dettaglio, in modo da rendere rendere più facile la partecipazione di vari soggetti alle scelte di piano. Una caratteristica di questo servizio che noi abbiamo inteso specializzare in qualche modo, approfondire questo discorso della gestione degli utenti, qui premesso che tutti potranno interagire su questa piattaforma, però c'è una differenziazione tra i profili di utenti, cosa che nella piattaforma nella sua caratteristica di base non aveva. Noi abbiamo chiesto che ci fosse essere disponibile una profilazione degli utenti in modo da consentire un'interazione a diversi livelli. Come vedete ci sono gestione di gruppo di utenti, poi c'è tutta una parte della piattaforma che prevede la gestione delle richieste di modifica al piano, la consultazione del piano, una parte di news, eventi, condizioni con i social network, visto che è una piattaforma anche questa utilizzata per comunicazione tra l'amministrazione e altri soggetti. Per quanto riguarda gli utenti, come vedete qui ci sono elencati diversi utenti, però la specificità di ognuno di loro, per l'amministrazione comunale o per altri soggetti, poi genericamente l'amministrazione comunale, c'è la possibilità di una maggiore interazione, nel senso che gli utenti appartenendo a questo gruppo possono trasmettere materiale alla provincia e questo materiale andrà memorizzato in un'area riservata, per cui ci può essere una comunicazione anche uno a uno, nel senso che il materiale depurato da un comune in quest'area di lavoro sarà visibile solo dal comune e all'amministrazione provinciale, quindi può essere anche usato come piattaforma di scambio per materiale in fase di discussione, che non ancora deve essere divulgato da altri soggetti, quindi in qualche modo a parte di quei famosi incontri, uno potrebbe utilizzare molto registrare su questa piattaforma e questa struttura per poter depositare il materiale che man mano produce, senza può prendere il materiale e depositarlo e viceversa. Invece gli altri utenti possono solamente eventualmente prendere il materiale, scaricare il materiale, ma non mandare il materiale. Mi salto questa parte degli utenti registrati, così via. Dopodiché, come si contribuisce all'avanzamento del piano? Ovviamente in funzione della fase nella quale ci troviamo, questa contribuzione può essere vista come una segnalazione o trasmissione di materiale, oppure può essere un'osservazione in caso in cui una fase successiva venga adottata, quindi ce ne sono dei formalismi per generare eventuali osservazioni al piano. Una stessa piattaforma si può essere utilizzata in due modi diversi. Per quanto riguarda le osservazioni, oltre a mettere che le segnalazioni delle osservazioni, ovviamente questa piattaforma non prevede un'interazione con altri processi informatici, di protocolli, altre procedure di tipo amministrativo. Per cui questa può essere utilizzata per mandare del materiale, però nel caso di osservazioni bisogna comunque seguire un flusso di tipo amministrativo standard, per cui anche come accompagnata da leggi di accompagnamento con dipendenti dal protocollo e così via. Però questa piattaforma può essere utilizzata per favorire e anticipare i tempi, nel momento in cui
vengono trasmessi dei materiali che sono direttamente geolocalizzati, per cui si recupera del tempo di quando il materiale già viene fornito in un certo formato e quindi può essere facilmente utilizzabile dall'amministrazione per processare eventuali osservazioni, diciamo, per esprimersi in merito. Come vedete qui c'è una piccola slide, diciamo, la cosa importante è che le osservazioni o le segnalazioni possono fare riferimento ad un'area di interesse, per l'utente quindi può anche utilizzare questa piattaforma per indicare un punto, un'area, diciamo, rispetto alla quale si vuole notare il materiale, e dopodiché può allegare a, diciamo, questa segnalazione anche degli altri materiali di tipo informatici, e quindi altri file che descrivono meglio, diciamo, questa segnalazione, e questa segnalazione viene, diciamo, acquisita e quindi viene, diciamo, identificata l'utente, diciamo, che è sottoposto a questa segnalazione, dopodiché si avvia un processo, diciamo, di elaborazione interna all'ufficio di piano. Per quanto riguarda la consultazione del piano, quindi, diciamo, abbiamo visto come si può contribuire. La consultazione del piano, diciamo, abbiamo due macro aree. Una parte riguarda gli elaborati del piano, cioè i documenti, le relazioni, tavole già prodotte sino ad ora. Un'altra che invece consente anche in corso d'opera, questo man mano, diciamo, che le varie ipotesi progettuali potranno più o meno definite, di consultare, diciamo, una parte dati di tipo geografico. In particolare, per quanto riguarda la parte documentale, diciamo, ci sarà una struttura d'albero, come vedete scritto qui, in cui le aree, diciamo, materiali saranno raccolte in qualche modo, diciamo, per aree climatiche, e quindi gli utenti potranno scaricare questo materiale navigando all'interno di questa struttura d'albero. Per la parte geografica, invece, in effetti, questa parte geografica consente quindi di vedere l'equivalente delle tavole, se volete, cioè gli strati di base utilizzati dalle tavole, oppure delle tavole in corso di lavorazione, ipotesi di tavole, per cui è possibile consultare in modo geografico, utilizzando uno strumento WebGIS, diciamo, di tipo tradizionale, con una serie di strumenti consentendo la navigazione all'interno di questi, diciamo, di questi strati tematici. Quindi gli strati di strumenti consentono di attivare, disattivare dei layer, rendere visibili altri layer. La cosa importante, anche per riferirmi a quello che diceva prima il sindaco, diciamo, questa piattaforma si presta per essere utilizzata sia per esporre il materiale che viene da altri servizi, cioè sia nell'SD oppure per la programmazione, nel caso del vostro, diciamo, nell'area della Conegrese, ci sono dei tematissimi che sono specifici per quest'area, che qualcuno sono disponibili sul vostro sistema informativo territoriale, noi possiamo esporre all'interno di questo un layer, come se fosse un layer locale, anche sempre remoto. Oppure rendere disponibile questo materiale per essere pubblicato su altri server, quindi, diciamo, non c'è solo interazione, diciamo, tramite l'interfaccia web, ma c'è interazione, cioè, è anche possibile interazione tramite servizi informativi, tramite server diversi, quindi è aperto, diciamo, alla comunicazione con altri sistemi informativi. Ovviamente, diciamo, c'è tutta una parte di consultazione, per cui quando si integra con un elemento geografico su questa piattaforma vengono evidenziate tutte le caratteristiche dell'oggetto selezionato, quindi con alcuni dettagli. L'altro elemento importante di questa piattaforma è quella, diciamo, che la gestione delle news e degli eventi. Cioè, questa piattaforma consente di pubblicare delle news geolocalizzate, per cui, diciamo, è possibile indicare dei punti in cui si svolgerà delle attività, e quindi navigando sulla piattaforma vedete in che giorno succede qualcosa e dove succede qualcosa. Quindi, diciamo, oppure c'è anche qui prevista un'agenda digitale, qui c'è un calendario degli eventi per cui uno può, diciamo, guardare cose previste nelle varie fasi di sviluppo del piano. L'altra cosa importante, questo discorso del collegamento con i social network, diciamo, questa piattaforma prevede che informazioni, io prima parlavo del discorso delle segnalazioni strutturate e non strutturate, oggi, diciamo, è prevista, diciamo, una delle forme di interazione tra l'amministrazione e i cittadini hanno questo uso dei social network. Ovviamente l'utente dei social network può anche non essere un tecnico, non è che vuole fare per forza una segnalazione tecnica decidendo un punto con un documento, vuole fare una segnalazione, avere un messaggio all'amministrazione di tener conto di alcuni fattori nel cambio, diciamo, nell'ambito dello sviluppo del piano. Queste informazioni, diciamo, segnalazioni, oppure osservazioni, come lo devi chiamare, fatte sulla piattaforma social network verranno automaticamente ribaltate su questa piattaforma, quindi uno potrebbe accumulare, diciamo, queste piattaforme, anche, diciamo, le informazioni provenienti da altri circuiti. Quindi questo consentirà di avere una maggiore, diciamo, flessibilità nella gestione di queste interazioni. Ovviamente, diciamo, è previsto anche il passaggio opposto, cioè da questa piattaforma, questi social network, sarà quello dell'ufficio selezionare un certo numero di informazioni in modo da poter consentire anche a chi frequenta solo il social network di avere informazioni, diciamo, quelle più rilevanti ai fini della, diciamo, di dare un'informazione circa l'evoluzione del piano. Per quanto riguarda l'ultima cosa che mi rilascio, che dice il professor Pondandopi, le fasi di interazione tra amministrazione provinciale e comuni, nello specifico, diciamo. Ovviamente la prima fase, la fase 1, quello di cui parlava il professore, è quindi l'acquisizione dei comuni, dei dati finanziati alla realizzazione del PSP e di confronto dei posti di piano. Nella fase 1, quindi noi la provincia riceve questo materiale di cui parlava il professore, quindi ci verrà dato, diciamo, un format, diciamo, in qualche modo, diciamo, di informazioni di interesse. Dopodiché, diciamo, c'è una fase che è proprio dalla normativa della legge 23, che vede invece
quello che noi, che come principio dobbiamo dare al passare comune, alla fine diciamo della redazione dei propri bilanci urbanistici di livello comunale. Quindi in pratica a valle del piano, cioè, il piano c'è proprio come uno degli output, quando quello di dare ai comuni questi format per la redazione del loro piano. Dopodiché ovviamente questi piani dovranno essere dati, cioè, questi format, ci sono varie metodologie con le quali possono essere trasmesse queste informazioni. Noi cercheremo di utilizzare anche in facendo tesoro l'esperienza, ripeto, anche del famoso diviso programmico, scala macchina, di tratta delle metodologie di scambio di interoperabilità tra i sistemi, che in qualche modo consentono una maggiore definizione e diciamo eliminazione di eventuali incertezze in merito alla redazione di questi bilanci. Dopodiché c'è un'ultima fase, e quella ovviamente i comuni del tempo, adesso stiamo parlando di un tempo più lungo nel tempo, una volta che hanno redatto i loro piani c'è un problema di ritorno di queste informazioni, quindi diciamo, avere strutturato questo passaggio di ritorno, ossia a far parte della redazione di strumenti urbanistici di maggior dettaglio alla comuna, ci potrebbe essere l'esigenza e la necessità di rivedere il piano, perché in pratica il piano è stato fatto adesso sulla base di un quadro conoscitivo che prescinde da quelli gli approfondimenti che i comuni potranno fare. Però a parte questi approfondimenti potrebbe emergere delle necessità di integrazione, quindi la struttura deve essere in grado di recepire questo quanto viene prodotto nell'ambito dei piani comunali in modo da poter introdurre aggiornamenti del piano nel tempo. Vabbè, quindi poi ci sono dei dettagli, poi diciamo, possono anche finire dei dettagli diciamo, tecnici su come avviare questo scambio, però è importante capire che ci sono diverse fasi, in cui c'è cioè una fase in cui il flusso va dai comuni verso la provincia e una fase in cui dalla provincia verso i comuni e viceversa, quindi diciamo, è importante dotarsi di queste strutture, avere chiare gli elementi di comunicazione, anche gli strumenti informatici di supporto a questa comunicazione. Probabilmente mi permette di riprendere quella cosa che ha detto il Presidente, questo processo partecipativo si basa sul fatto che ci sia una partecipazione, una volontà di partecipazione, altrimenti l'infrastruttura è una condizione che rende possibile questo, non andare a dire che ci sia necessariamente questa partecipazione, se non c'è la volontà da parte degli enti di dover in qualche modo contribuire a uno strumento che in pratica poi dopo potrà avere un impatto sulle proprie pianificazioni, quindi è importante questo aspetto. Va bene. Beh, penso che... penso che possiamo vedere se ci sono anche delle osservazioni, poi lo stesso credo a Andrea Natone, segretario dell'autorità di bacino, poi diciamo vediamo sulla VAS se qualche informazione, però io direi di dare a qualche sindaco, a qualcuno qualche minuto anche per porre questioni, domande, ulteriori richieste di chiarimento, poi credo che l'ingegnere Latrone vorrà aggiungere anche un suo punto di vista, ci serve per preparare il lavoro con i sindaci nei prossimi giorni, questo è importante, il profilo dell'assemblea che vogliamo, lo stesso presidente dell'area programma, Mimmo, se voleva pure lui aggiungere qualche riflessione per preparare il confronto con i sindaci. Ci siamo stancati a sentire tante notizie tutti una volta, che sono brevissimi. Sicuramente ho colto l'importanza di questo piano e la necessità di farlo anche in tempi brevi. Sono sindaco di Nemmo, Antonio Filari. Sono due cose che mi sono rimaste impresse particolarmente, che in qualche modo così devo contestare l'architetto un po' Tornotti, e che mi è rimasto un po' così scioccato, sono rimasto preoccupato, perché prima sulla direttrice l'avria Candela considerato una cosa negativa per la regione, devo dire personalmente non lo condivido assolutamente, sono preoccupato di questo pensiero negativo dell'architetto in qualità di progettista. Concordo con te. Quindi la ritengo invece una cosa fondamentale. Io resto però della mia idea. Faccio solo un esempio, visto che parlava di Gallicchia e Missanello. Dalla Valle Noce al Montello ci sono solo 40 km, però ci sono 60 minuti di percorrenza, che significa la Valdaglia per noi è una estranea praticamente, quindi cose che invece per Senise sono 60 km, ci vogliono poco più di 30 minuti, quindi è fondamentale, è inutile ribadire la viabilità. Così come l'altra considerazione, che l'agricoltura è fondamentale nella nostra provincia in particolare, e se questo è, devo dire che forse io pur contesto questa lettura del nostro territorio, in quanto non ritengo, per quanto un elemento importante, ma non lo ritengo fondamentale, tanto che noi non viviamo di agricoltura nella Valle del Noce, nel Lago Negrese, non credo proprio che il reddito dei nostri cittadini sia dovuto all'agricoltura, quindi
pensare che si possa recuperare quello che è recuperabile, il patrimonio della tradizione agricola, però onestamente vedere che sia la soluzione dei nostri mali o la principale dei nostri mali, non penso che si debba oggi pensare, mentre invece la direttrice che noi stiamo seguendo, specialmente i sindaci della Valle del Noce, sul turismo, e quindi credo che si debba guardare a questa cosa, tutto qua. Mi veniva in mente che non ho sentito parlare di questo piano tanto tempo fa, effettivamente, come si diceva, sono passati un po' troppi anni, e io mi auguro che anche questo piano, che sicuramente ha una verità straordinaria, per la conoscenza che c'è bisogno, quello che vedo che c'è bisogno della conoscenza del nostro territorio da parte degli amministratori di tutti i livelli, finalmente si faccia un piano che poi venga rispettato. Un piccolo passaggio, mi lo consentite, perché si è molto parlato di servizi da fare in comune, e troppo facilmente sento parlare ai colleghi sindaci dell'Unione dei Comuni, con troppa, perdonatemi questo, ma con troppa superficialità si parla di unioni, nella realtà si fa l'associazione, e quindi questa cosa vorrei ribadire, stare attenti a dire unione o associazione. Grazie. Sulla vicenda della classificazione, non è tanto riferito al settore di sviluppo agricoltura, penso che la chiamata si riferisse a come viene classificata diciamo la regione, della regione in termini di ruralità e non di armatura urbana, era questo, non tanto rispetto al settore economico di sviluppo, penso che questo volesse dire l'architetto. L'unica cosa, no, ma si sente la mia voce, non mi è rimasta, no, si è pagato, ma non ci c'è necessità di essere, se dobbiamo risparmiare, anche se, no, tra le altre cose, dal primo di aprile c'è anche la piccola deduzione sulle tariffe, quindi di conseguenza niente, no, io invece mi fa piacere essere qui oggi, anche perché ho la possibilità di rivedere l'amico Fontana con il quale abbiamo discusso a suo tempo quando era alla regione di questa legge, e è l'unica legge, perché lì nel massimo le poche leggi che io riuscivo a fare ci mettevo le finalità, ci mettevo i soldi, se vanno separatamente le leggi soldi, poi l'ultimo articolo devo dire se c'erano i soldi, e il regolamento, quando facevo questa legge tanto hanno fatto il ricorso a dire che vabbè, in 6 mesi presentiamo il regolamento, in 6 mesi non sono state rispettate, ma quello che vedi che arrivasse è così, quindi cioè, legge veramente volete e regolamento, se no noi ancora oggi discutiamo, in modo da 6 mesi danno, perché avevo cominciato l'anno prima a discutere di quello che discutiamo. Io sono invece dell'avviso di un'altra cosa, che secondo me bisogna fare un po' di chiarezza, nel senso che la regione deve programmare. Allora, la regione programma, come si faceva una volta, si faceva il piano di sviluppo, che si vedeva, che voglio dire, una parte c'erano là che volevano utilizzato il turismo perché c'era, un'altra parte c'era un'altra cosa, insomma, e così si cercava, avevano un obiettivo, ma non si fa più. Era un periodo in cui c'era la Basilicata verde, cioè la Basilicata verde, quindi era collegato tutto a quello, e in più c'era diciamo una impostazione che andava verso la valorizzazione dei territori, cercando di portare un riequilibrio. Questa era la finalità. E sulla base di quello che ci andava a inserire le cose che stiamo dicendo adesso. Perché manco tutti i soggetti che ci sono, allora, comunità, buona del un programma, area programma, provincia, ma ci sono un sacco di soggetti che permettono l'accordo con il fatto. Così come l'altra cosa, secondo me, architetti, la cosa siete dimenticati da tutte le cose che avete detto, di eliminare i campanili, quindi se ci mettete lì, tutti i comuni devono eliminare i campanili, allora può darsi che tutto il discorso
però c'è bisogno di mettere l'ufficio, eliminare il campanile. Se si arriva. E che c'è questo? Questo è un'altra cosa. Perché i campanili, se si riescono ad eliminare. E quindi di conseguenza ho un problema sui campanili. Allora, per eliminare i campanili, allora, come si fa? Siamo maturi per tenere in vita e senza eliminarli. E tutto. Se poi invece riusciamo a fare qualcosa di concreto, insieme, che va nell'interesse generale dell'uno, dell'altro, dell'altro, un discorso può funzionare. E su questo dobbiamo tenere conto anche di qualche altra cosa. Questo è vero, no? Quelli campanili era una provocazione. Mentre il comune di Confina non sono stati presi in considerazione. Il comune di Confina stanno con la regione, ad armi, stiamo con due piedi da là, ecco lo vedo. E in più noi facciamo di quel resto. Il presidente diceva emissione zero. Magari tutte le abitazioni che ci sono già fanno emissione zero. E poi c'è un solo soggetto che ne fa per 100.000 volte di quelli che dovrebbero fare. Faccio un esempio della centrale. E si crea la centrale, si mette la centrale, così come per le strade, 180 camion al giorno vanno a passare. Per quello che hanno scritto loro, figuriamoci come se non sono di più. Allora ci sono tutta una serie di problemi che vanno evidenziati una norma indipendentemente da quello che può essere l'intesa con tra i comuni. Quindi queste cose secondo me vanno evidenziate. E il mio, una cosa invece positiva potrebbe esserci, cioè questo può essere preso in considerazione. Qual è? La fase legale, la volta era vera, ma a parte quella vera, c'era il resto, c'era la situazione che nelle altre regioni d'Italia si è verificata. E qual è? Negli anni 60 c'è stato lo sviluppo a mare. Hanno fatto tutti industrie, cosa a fare. E comunque, tutta la gente che stava se ne è andata a valle. Da noi